per ripasso di o piccole questioni collegate o grande. Allora, ripartiamo da o piccolo. Ripartiamo da o piccolo. O piccolo che cos'era? F di x era o piccolo di g di x per x che tende a x con 0. Se, cosa succedeva? Che f di x è uguale a g di x per omega di x. E qual era la proprietà della funzione omega? Con omega x, con limite per x che tende a x con 0 di omega di x uguale a 0. Siete o piccolo vuol dire f o piccolo di g se è g per qualcosa che tende a 0. Da qui tutti i discorsi che seguivano, è più forte, batte quello, batte quell'altro. Allora, o grande, si dice che f di x è uguale a o grande di g di x per x che tende a x con 0, se f di x è uguale a g di x per omega di x, esattamente la stessa cosa, con omega di x limitata. Quindi non sto chiedendo che tenda a 0, chiedo di meno, semplicemente che sia limitata, con omega di x limitata in un intorno di x con 0. E questo è O grande. Si dice che f di x è asintoticamente equivalente a g di x per x che tende a x con 0. Questo si legge O grande. E questo si legge asintoticamente equivalente, se stessa cosa con il limite per x che tende a x con 0 di omega x uguale a 1. Tutto qua. Esempi sono esempi. Allora, o piccolo, quando avevamo a che fare con le potenze, che cosa voleva dire o piccolo di x al cubo? Voleva dire, brutalmente, potenze più, era una pattumiera che raccoglieva tutte le potenze più grandi. Diciamo, brutalmente, o piccolo di x raccoglie tutte le potenze, anzi un piccolo di x al cubo, per fare un esempio un po' diverso, un piccolo di x al cubo raccoglie tutte le potenze di x con esponente maggiore stretto di 3. Ci siete? Perché mettete in evidenza, diventa x al cubo per, e rimane una certa potenzina ancora che tende a 0. O grande di x al cubo raccoglie tutte le potenze con esponente maggiore o uguale di 3. Quindi questa è l'enorme differenza tra o piccolo e o grande. Raccoglie tutte le potenze di x con esponente maggiore o uguale di 3. Perché raccogliete x al cubo, ciò che rimane sono almeno potenze zeresime, quindi roba limitata. L'importante è che non ci siano potenze più piccole che darebbero roba illimitata. Quindi, che ne so, sen x uguale x meno un sesto x al cubo più o piccolo di x al cubo. Questa è corretta. Questa vuol dire questi due termini più potenze sopra il 3. Seno x è uguale a x meno un sesto x al cubo più o piccolo di x alla quarta.
giusto, corretto. Sen x è uguale a x meno un sesto x al cubo più o piccolo di x alla quinta, sarebbe falsa, ma se io metto grande di x alla quinta, questa è vera, vuol dire potenze con esponente maggiore o uguale di 5. O grande, questo vuol dire potenze con esponente maggiore o uguale di 5. Se invece lo metto così, come giustamente spero che a questo punto del corso, questa è falsa. Questa sia una cosa evidente a tutti che questa è falsa. Se io scrivo uguale x meno un sesto x al cubo più o grande di x al cubo, è vera, ma buffa perché assorbirebbe anche l'x al cubo. Questa è vera. È vera, ma buffa, perché o grande di x al cubo assorbe anche x al cubo. Tutto qui, quindi lo grande dovete pensarlo come una cosa tranquilla. In realtà nei limiti non serve a niente farlo grande, perché non si sa se batte. O piccolo vuol dire batte, o grande vuol dire non perde, c'è la possibilità del pareggio, maggiore uguale, la differenza tra il maggiore stretto e il maggiore uguale, quindi quando si va a fare il confronto se la possono giocare, questo è lo grande. L'equivalenza sintottica è equivalente, osservazione, quando posso dividere? Posso dividere, dire che f di x è asintoticamente equivalente a g, vuol dire, per x che tende a x con 0, vuol dire che il limite per x che tende a x con 0 di f di x diviso g di x, questo qui normalmente che cos'è? Questo è l'omega, perché f è g per omega. Quando divido resta solo l'omega, nello piccolo l'omega tende a 0 e l'equivalenza sintottica tende a 1. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che f e g sono perfettamente equivalenti dal punto di vista. Il che equivale a dire che f di x e g di x sono perfettamente equivalenti, cioè pareggio totale, sono perfettamente equivalenti. Sono perfettamente equivalenti. Quindi se io dovevo mettere, quindi in fondo, ad esempio, l'esempio più banale è sen x, questo a 0, è asintoticamente equivalente a x, è come dire che sin x su x tende a 1, questo per x che tende a 0. Cioè, sono tutte cose che abbiamo usato, è un altro modo, cioè ve lo lasciate in fondo, non perché voglio fare una cosa difficile l'ultimo giorno, perché è un altro modo di dire tutte cose che abbiamo già visto fino adesso. Un'altra cosa, un'altra definizione che vi do, che sembra una cosa nuova, ma in realtà è una cosa che abbiamo usato fino adesso, è la, giusto perché potrete sentire questi termini, definizione, ordine di infinitesimo e parte principale. Se, quindi si dice, se f di x è asintoticamente equivalente ad alfa per x alla a, per x che tende a 0, adesso ve lo faccio per x che tende a 0 perché è dove si usa, però vale anche per x che tende a qualunque altra cosa, si dice che f di x è
un infinitesimo. Diciamo, si pensa al caso a maggiore di 0, quindi f di x sta tendendo a 0 perché c'è una potenza, è un infinitesimo di ordine alfa, di ordine a, scusate, quindi l'esponente è l'ordine con cui tende a 0, è un infinitesimo di ordine a e a parte principale, e a parte principale alfa x alla a. Che cos'è la parte principale alla fine di un infinitesimo? La parte principale è quello, il primo termine non nullo che rimane nello sviluppo, sostanzialmente. Esempio, questo è proprio un classico di quando si fanno i limiti, no? Sapete, che ne so, f di x, f di x è, che ne so, e alla 2x meno 1 meno arcotangente, meno 2 arcotangente di x, arctan di x. Determinare infinitesimo, ordine di infinitesimo e parte principale. Determinare ordine di infinitesimo e parte principale. Cosa vuol dire brutalmente? Fare Taylor e determinare la prima cosa che rimane. Fate finta che questo sia, ci sia un limite, questo sia il numeratore, poi ci sia un denominatore, dove mi fermo? Mi fermo quando ho individuato l'ordine di infinitesimo, la parte principale. Sostanzialmente, cioè praticamente, si tratta di determinare il primo termine non nullo nello sviluppo di Taylor. Di che grado è il primo termine non nullo? Cosa diventa? F di x uguale alla 2x, che cos'è? 1 più 2x più 4x al quadrato mezzi, e vedete che questo quadrato non lo manderà via nessuno, perché di certo non lo manderà via l'arcotangente che c'è solo i cubi, quindi meno 1 meno 2 arcotangente di x meno 2x. Poi normalmente cosa avreste scritto? Più o piccolo di x al quadrato, questo avreste scritto a suo tempo. Quindi questo e questo se ne vanno via, questo e questo se ne vanno via, cos'è rimasto? È rimasto 2x al quadrato più o piccolo di x quadro. Questa è la parte principale, cioè ciò che rimane. Quindi posso dire in modo equivalente che f di x è asintotica a 2x quadro per x che tende a 0. Cioè se divido f di x per 2x quadro, il limite viene 1. È una stupidaggine assoluta. Infatti il limite per x che tende a 0 di f di x diviso 2x quadro, questo vuol dire fare il limite per x che tende a 0, se avete fatto Taylor, questo diventa 2x quadro più o piccolo di x quadro diviso 2x quadro, e questo limite è 1, c'è poco da fare. Quindi pareggio assoluto è con 2x quadro. Stesso esempio, lo potete trovare sotto esempio ancora, f di x come sopra. Come si comporta la serie? Come si comporta la serie di f di 1 su n? Questa è la domanda.
è chiaro che f di 1 su n tende a 0. È chiaro che il limite per n che tende a più infinito di f di 1 su n, questo volendo è il limite per x che tende a 0 di f di x, il solito cambio di variabili, questo è 0. Ma cosa vuol dire che questo è il limite 0 per la serie? Vuol dire che è verificata la condizione necessaria, quindi la serie può convergere. Implica condizione necessaria verificata, quindi la serie converge. No, la serie potrebbe convergere. Converge o no? Cioè io in realtà quando facevo il brutale e mi mettevo questo e circa, tutti quei circa erano in realtà, col senno di poi, equivalenza asintotica. Quindi adesso il brutale cosa dice? Il brutale, l'amico brutale chiamato, direbbe che f di x è circa 2x quadro. Quindi f di 1 su n è circa 2 su n quadro. Quindi la serie converge. Questo è quello che dice l'amico brutale. L'amico rigoroso cosa dice? Esattamente la stessa cosa, soltanto che quel tilde strano è equivalenza asintotica adesso. Il rigoroso, questo non è il vostro sogno, cioè il brutale che diventa rigoroso, eh. Cioè ci sta sotto f di x equivalente a 2x quadro, quindi questa è equivalenza asintotica, quindi f di 1 su n equivalente asintoticamente a 2 su n quadro, questa è equivalenza asintotica. Quindi a quel punto se volete fare, quando fate il confronto asintotico, se lo volete proprio fare fine con b con n uguale 2 su n quadro, produce quale limite? Produce il limite per n che tende a più infinito, cosa devo fare? F di 1 su n, che era la mia cosa data, diviso 2 su n quadro, che sarebbe il b con n. Cosa faccio quando sono qua? Solito cambio di variabile fatto 1000 volte, quindi questo diventa il limite per x che tende a 0 di f di x quadro diviso 2x quadro, ma questa è la definizione di equivalenza asintotica, cioè è proprio il limite f di x diviso 2x quadro, ma questo limite è 1, diverso da 0, diverso da più infinito, stesso comportamento. Fine. Quindi il concetto di equivalenza asintotica non è veramente nulla di nuovo, è quello che prima dicevamo, questo è il primo termine, si comporta all'incirca come. Cosa vuol dire si comporta all'incirca come? Che se vado a dividere il limite fa 1. Questo vuol dire si comporta come. Questa funzione com'era? Facciamo un altro esempio di vediamo se mi capite questo. Se io scrivo sen x meno un sesto x al cubo, questo è equivalente asintotico a che cosa? E qui c'è?
più. C'è? Insegna meno. Questo perché se sviluppo il seno diventa x che manda via questo, meno un sesto x al cubo, no, più un centoventesimo x alla quinta, quindi c'è il segno più. Perché il primo termine, questo è il primo termine che resta, questo è il primo termine che resta, che resta quando sviluppo con Taylor. Vabbè dai, partiamo un po' per la tangente, esercizio. AN più 1 uguale AN più 1 uguale integrale tra semplice successione per ricorrenza. Che cos'ha di bello questa? Beh, c'è una cosa bellissima intanto, è autonoma. Detto poco. È autonoma. Lo vedete cosa fa? Allora, cosa devo fare? Devo disegnare. Questa è AN più 1 uguale, cioè voi non dovete stressarvi. Dovete dire questa è F di A con N, dove F è la primitiva di E alla meno, dove F grande di X è uguale all'integrale tra 0 e X di e alla meno t quadro in dt, è la primitiva di e alla meno t quadro che si annulla in x uguale a 0. Quindi basta fare il grafico di questa funzione f, basta fare il grafico di f rispetto alla bisettrice e tutto si capisce. Allora, cosa potete dire? Cosa possiamo dire della funzione f? Di f di x? Cosa sapete dire di questa funzione? Beh, una cosa facile. F di 0? È uguale a 0. Poi, f di 0 è uguale a 0, quindi passa per l'origine. Poi, è monotona? Perché è monotona? F di x è monotona? Perché? Chi è la sua derivata? Studiare delle funzioni definite da integrali è semplice, perché tanto prima o poi bisogna fare la derivata, che è veramente gratis, cioè è persino più semplice che studiare le funzioni normali. Quindi questa qui è maggiore di 0 sempre. Quindi ci sente che è una funzione monotona crescente? Quindi f di x è monotona crescente, quindi è crescente. Poi, quindi è fatta più o meno così. A cosa tende più o meno infinito? A cosa tende? Ah, c'ha delle simmetrie? F di x è pure dispari. Perché?
f di meno x, questo è uguale all'integrale tra 0 e meno x di e alla meno t quadro in dt. Quando gli estremi sono messi al contrario nell'integrale, cosa succede? Ci va il meno davanti. Questo qui è meno l'integrale tra meno x e 0 di e alla meno t quadro in dt. E questo è uguale a meno l'integrale tra 0 e x di e alla meno t quadro in dt. E quest'ultima uguaglianza segue dal fatto che e alla meno t quadro è pari. Ci siete? Se qui c'è x, qui c'è meno x, l'integrale tra meno x e 0 è uguale all'integrale tra 0 e x. Quindi f di x è dispari. Altra cosa, a noi interessa come è messa rispetto alla bisettrice, sta sopra o sta sotto? Quindi provo a risolvere, no, questo ve lo faccio più semplice, f grande di x come è fatta e alla meno t quadro? È fatta così? Ah, io l'ho dato per buono che sappiate come è fatta e alla meno t quadro. E alla meno t quadro è fatta una cosa di questo tipo. Quindi e alla meno t quadro è sempre più piccola di 1. Quindi questo qui è sempre più piccolo dell'integrale tra 0 e x di 1 in dt. Questo perché e alla meno t quadro è più piccolo di 1. E questo qui è proprio x. Quindi f di x sta sotto x. Ora sapete tutto. Questa è f di x. Una volta che sapete questo, cosa fate? La successione per ricorrenza come si comporterà? A questo punto la successione per ricorrenza tende a zero. E come tende a zero? Piano classico con la monotonia. Quindi si può dimostrare che a con n tende a 0 mediante piano classico con la monotonia. Com'è il piano classico con la monotonia? 1 a con n maggiore o uguale di 0, 2 a n più 1 minore o uguale di a con n, 3 a con n tende a L reale, 4 L uguale a 0. È tutto il solito. Le dimostrazioni di questa cosa qui sono solite ovunque. E adesso facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto. Prendiamo questa successione che va a 0, vediamo se funziona. Allora, determinare così, di questa tranquillissima serie di potenze, di cui questo è il coefficiente, così ripassiamo anche questo. Cosa devo fare? Cioè, vi sto violentando, passo da un argomento all'altro in maniera velocissima, però è... quando uno capisce questo dice ok, sono preparato.
cosa devo fare? Radice ennesima. Radice ennesima di n a con n per 2 alla n. Perché non ho messo il valore assoluto? Perché è sempre positiva. Come faccio per fare il limite di questa radice ennesima? Esattamente, devo fare il limite di una radice ennesima? Rapporto radice. Uso rapporto radice. Uso rapporto radice e calcolo. Cioè non c'è nulla in questa lezione che non sappiate già, semplicemente sono vari blocchi che vi ho fatto uno per uno che adesso sono tutti insieme. Rapporto radice, calcolo, limite. Adesso ovviamente diventa bello perché... Calcolo che cosa? Ditemi cosa calcolo. Cosa scrivo qui? N più 1... a n più 1, 2 alla n più 1 diviso n a con n 2 alla n. Allora, tutto facile tranne una cosa. Qui diventa n più 1 diviso n e questo non è un problema gestirlo. Poi 2 alla n più 1 diviso 2 alla n, qui diventa 2 e non è un problema gestirlo. A n più 1 diviso a con n, che cosa diventa a n più 1 diviso a con n? A n più 1 è f grande, certo che 0 su 0 ci mancherebbe, f di a con n diviso n, adesso questo qui tende a 1, questo tende a 2, questo è 0 su 0. Quindi resta da fare quello, come facciamo quello? Ormai avete capito tutto. Resta da calcolare... il limite per n che tende a più infinito di f di a con n diviso a con n, ma questo qui è il limite per x che tende a 0, che cambio state facendo? X uguale a con n tende a 0, quindi diventa il limite per x che tende a 0 di f di x diviso x. Questo è un bello 0 su 0, quindi si fa Hopital. 0 su 0 Hopital. Questo diventa il limite per x che tende a 0 di f' di x diviso 1. Ma f' di x che cos'è? È alla meno x quadro. Limite per x che tende a 0 di e alla meno x quadro diviso 1. E questo limite fa 1. Quindi, conclusione, il limite per n che tende a più infinito del rapporto è uguale a 2. 1, 2, 1. Quindi, il limite per n che tende a più infinito della radice è uguale a 2, quindi il raggio di convergenza... raggio di convergenza uguale a 1/2. Adesso tutto ciò a voi fa tanto effetto, ma 10 anni fa questo era un esercizio standard da esercitazione, da compito d'esame. Cioè, alla fine non c'è niente, non c'è veramente nulla di pazzesco. Si tratta di mettere di fila 5 cose, anziché non dare un esercizio, applica questo strumento e fa. Direi che è un buon punto in cui concludere. Il corso è finito.